che sono a sei mesi, diciamo così, dall'inizio di questa authority creata ad hoc da Maroni, però ci sono molte critiche, pare non funzionare come dovrebbe. Ma le critiche sono per lo più strumentali, nel senso che alla fine noi, quando abbiamo istituito questa agenzia come Regione Lombardia, l'abbiamo fatto per dare una mano ad ANAC a livello nazionale, che aveva mostrato in più di un'occasione la necessità di avere un supporto, perché sono talmente tante le segnalazioni che il personale e l'organizzazione della macchina di ANAC a livello nazionale non era in grado di seguirle tutte. Il fatto di aver costituito un'agenzia di supporto ad ANAC qua in Regione Lombardia dovrebbe essere vista assolutamente con positività, perché noi diamo una mano laddove ovviamente c'è una carenza di organico segnalata proprio dall'autorità nazionale. Quindi queste polemiche sono solo strumentali, solo perché si vuole attaccare Maroni, solo perché si vuole attaccare la Regione Lombardia. Ma qualche criticità all'interno, soprattutto in tema magari di indipendenza delle persone che svolgono questo tipo di controlli? Ma a me non risulta, nel senso che poi alla fine, se andiamo a vedere bene, diciamo così, in realtà non vedo questo. Mi sembra che l'opposizione abbia comunque il suo controllo, la possibilità di verificare, quindi anche sotto questo profilo ci potrà sicuramente essere qualche problema organizzativo, perché siamo all'inizio, quindi ci può stare che debba un po' decollare la struttura, però insomma il fatto stesso che ci sia l'opposizione a far da garante su questo mi sembra assolutamente che escluda qualsiasi tipo di problematica.